con il general manager Michele Paoletti, Europovinni Teate Basket, per anticipare il derby di domenica. 48 ore mancano, insomma, ci sono tutti gli ingredienti affinché sia una partita di alto livello, no Paoletti? Altissimo livello, perché oltretutto, al di là del roster delle due squadre, che è sicuramente tra i migliori del girone, c'è anche da considerare il fatto che sono due squadre che arrivano da una striscia positiva molto importante, quindi entrambe, ecco, avranno sicuramente la volontà di non fermarsi. Si giocherà davanti a oltre 2000 spettatori, così come è stato nella gara di andata. Insomma, questo è un bel segnale, no, per il basket abruzzese. Un bellissimo segnale per una regione che tra l'altro lo merita, perché da sempre, negli ultimi 20 anni almeno, è all'avanguardia del basket italiano, quindi queste sono due squadre che vogliono tornare a quei livelli, ai livelli più alti di questo dove si trovano adesso, quindi credo che nel giro di qualche anno entrambe ci riusciranno. Andiamo a leggere adesso dal punto di vista tecnico con Paoletti il derby. Prima domanda: come si limita Ennio Leonzio? Molto difficile, questa è una domanda che dovresti fare a coach Piero Cohen. Ma io approfitto della grande conoscenza tecnica di Michele Paoletti. No, sicuramente Ennio Leonzio è un punto fondamentale del loro attacco, ma mi auguro che domenica faccia 35-40 punti e che però noi vinciamo la partita. Allora ti chiedo un altro duello, quello sotto canestro tra i due giganti, Ponziani-Capitanelli. Penso che sia il duello più intrigante del derby, perché entrambi sono due lunghi di lusso per questa categoria, secondo me sia sportellate ma anche a movimenti di una certa qualità per la Serie B, ce ne faranno vedere da una parte e dall'altra molto belli. Magari non saranno più due giovincelli, però hanno una conoscenza del basket come pochi, migliori da un lato, Micevic dall'altro. Esatto, e anche questi si troveranno faccia a faccia, perché credo che Franco ruoterà molto anche da 4, oltre che da 3, quindi si troveranno faccia a faccia e lì sarà più d'esperienza, più d'astuzia, e vedremo anche lì chi primeggerà. Come sta Chieti? Chieti sta molto bene, soprattutto di testa, e credo che sia fondamentale per portarla a casa. Loro partono sicuramente favoriti, questo non è pretattica, lo dice la classifica, e condivido anche quello che ha detto ai tuoi microfoni il presidente Di Fabio in settimana, che loro hanno qualcosa in più e quindi sono loro che dovranno dimostrare, ecco, di valere più di noi.